Ciao amiche della Beche, oggi vi propongo un oggettino per i neonati, un Dudù. Mi è stato richiesto anche da, tra le altre, da Cristina Catani, mi sembra. Quindi facciamo questo Dudù. Per chi non sa cos'è questo Dudù, è una specie di pupazzo per i neonati che viene messo a contatto con i genitori per un po' di tempo. Poi quando nasce il neonato viene messo nella culla del neonato per sentire l'odore dei genitori. In poche parole funziona in questo modo. Viene realizzato in un materiale tipo peluche, pile, insomma queste robine morbide. Deve essere piccolino e soffice per stare nella culla e accompagnare il sonno di questi neonati. Ho fatto un discorsone, ma ora mettiamoci al lavoro. Allora, ci occorre del tessuto tipo pellicciotto in questo modo e del pile, però lo potete fare anche tutto di pile, ok? O tutto pellicciotto, come vi pare. Io perché lo voglio fare di due colori e quindi l'ho messo. Avevo a disposizione questi e ho pensato di usare questi. L'ho fatto giallo, così va bene per maschi e per femmine. Poi potete fare rosa, potete fare celeste e bianco, rosa e bianco, come vi pare. Allora, i pezzi del cartamodello sono questi e ve li metto nelle informazioni. Sotto al titolo cliccate altro e trovate il link con cui scaricare il cartamodello per chi non riesce a farlo. Se non avete la stampante e non potete scaricare il cartamodello, con il telefono che va su internet potete andare in una cartoleria o in una edicola dove hanno le stampanti tramite Bluetooth e ve lo possono stampare loro con 20 centesimi, un affare così. Comunque, per chi non può fare tutto questo e lo vuole fare da sola, io vi do due misure indicativamente di queste forme. Questa misura 13, nella parte più alta misura 10, nella parte più bassa misura 6 e mezzo. Queste sono le orecchie, faremo un coniglietto. Può essere realizzato con vari tipi di animali. Io faccio un coniglietto. Questo misura, le orecchie misurano 11 centimetri e sono larghe così, 4 e mezzo. Ok? Queste e queste sono le zampine del coniglio e queste sono la parte più grande 5 centimetri e sono lunghe 9 centimetri. La forma è questa. Ok? Vi faccio vedere anche la forma delle orecchie. Ok? Nient'altro. Ah, poi il corpo di questo peluche. È un quadrato di 34 centimetri di lato. E partiamo subito. Come vedete, io ho messo dritto con dritto, ok? E ci ho spillato sopra i cartamodelli. Allora, ora vado a segnare e poi levo tutti i cartamodelli e vado a cucire all'interno del cartamodello. Cioè, vuol dire, se questo è il cartamodello, io vado a cucire qui, ok? Guardatevi come lavora, per farvi capire. La cucitura la farò un mezzo centimetro all'interno. La testa la andrete a cucire tutto intorno qui e qua. In cima non cucite e in fondo non cucite. Ok? Qui in fondo non cucite. Cucite così e qui. Lallina. Ed in fondo non cucite. E le zampette lo stesso. Cucite tutto intorno e in fondo non cucite. Una volta cucito, andate a tagliare la cucitura sul segno praticamente, cioè la stoffa la tagliate sul segno e lasciate la cucitura, quel mezzo centimetro della cucitura. Lo faccio a tutti e due. La testa aspettate però. La testa abbiamo lasciato questo pezzetto aperto e questo, ok? Qui dobbiamo inserire le orecchie, quindi le orecchie le andiamo, sono andata a ritagliare come vi ho detto. Ora dobbiamo risvoltarle ed imbottirle. Ora andiamo a risvoltare le orecchie, ok? O fate così, o prendete questo strumento, ce lo infilate dentro e fate come si fa sempre via. Comunque si può fare anche in questo modo. E là, se mi scappi, però vale. Tac. Oh, se non si vede niente, mannaggina. Guardate, tac. E bello è fatto. L'orecchio è rovesciato, eh? In questo modo. Ora magari tutti e due, eh? Tac.
tac. Le zampette, la stessa cosa, si fa sempre così. Guarda, questo si può anche non usare. Ora, se volete imbottire anche queste, magari avete trovato un pile un po' più sottile, ci potete mettere anche un pochino di imbottitura. Però, come vedete, questo pellicciotto ha già parecchio voluminoso, quindi non ce lo metto io neanche nelle zampette. Quindi risvolta anche questa. Tac. Bello fatto. Ecco qua. Ora queste si mettono da parte, si prendono le orecchie e si vanno a mettere qui all'interno della testa. Si passa da qua. Si potevano mettere anche prima di chiuderlo, però è uguale. Ne mettete una di qui e una di qua. In questo modo. Eccoci, così le vedete per bene. In questo modo, mettete tutte nello stesso verso. In questo modo qui, ok? Belle vicine, ok? In questo modo. Vedete, magari centrate abbastanza, non tutte da una parte, tutte dall'altra. Vi regolate, che sa il peluche si muove, eh? Questo non ho neanche finito di tirare tutto fuori, guarda. Eccoci qua. Ci si mette uno spillo. Che ci stia fermo, a parte questa roba non si muove nemmeno. Ecco qua. E ora andiamo a cucire tutta la testa in questa zona qui. Quindi sotto macchina e andiamo a cucire. Controllo per bene che siano a posto sotto macchina. Le ho messe un po' più in fuori così e ora le vado a tagliare. Ecco qua. E ora andiamo a risvoltare la testa. Una volta risvoltata la testa in questa maniera, andiamo ad imbottirla. Ok? Mi sfugge di mano. Eccoci. Questa sarà anche troppa. Ecco qua. Dovrà essere una cosa in questo modo, in questa maniera, ok? Tipo così. Ora qui cosa si fa? Si prende il quadrato, gliel'avevo messo insieme per tagliarli. Ora si prende il quadrato o questo, quello uguale, il dritto. Sul dritto mettiamo la testa in questa maniera. Si fa un segno tipo a 5 centimetri all'incirca, invece l'ho già fatto, tac, tac. A 5 centimetri e ci si posiziona la testa in questo modo. Qui dovrà essere queste le due dita, ok? E si mette qua. Non si mette proprio a filo qua il pezzetto, perché qua dobbiamo considerare una cucitura di 1 centimetro, ok? Quindi lo posizioniamo qui così, nel giro di qua, così lo vedete meglio. Eccoci. Si posiziona qui e ci si mette anche le zampette in questo modo o così, quello a vostro piacimento. Io le metto da questa parte, poi si vedranno così. Allora le metterò così per fare un po' tutto scambiato. Sarebbe bellino anche uno così, uno così. Vabbè, via. Comunque, facciamo le cose. E ora andiamo a 2 centimetri. Andiamo a cucire qui. Se volete, prima mettere gli spilli o fare un'imbastitura come preferite. Uno e due. Prendiamo bene tutto sotto. In questo modo, così. E sotto così. Ora vado a cucire qui più rasente possibile. Magari aspettate, le zampette mettiamole un po' più in su, se non si vedono nemmeno. Allora, rettifico, perché il collo ho voluto stare bello abbondante.
poterci lavorare bene anche con l'imbottitura e tutto quanto. E con la cucitura, le zampette magari, se no rimangono. Allora, le zampette state magari un dito le zampette e 2 dita frattutto, eh? Così ve lo dico anche approssimativo, in questo modo. Allora, vado sotto macchina e cucio qui a 2 dita. Tac, e vado. Si vede niente. Punto dritto. Questo serve solo per appuntarlo, perché poi ci dobbiamo cucire l'altro pezzo, eh? Fate piano dove ci sono gli spilli, magari levateli man mano. E vai. In questa maniera, ok? In questo modo. Di dietro è così. Ora qui andrebbe un po' schiacciato, però come si fa? Si può schiacciare. Allora, qui si fa ora così: si prende l'angolo dell'altro quadrato e si piazza qua. Sì, così, e poi andremo a risvoltarlo. Perfetto. Quindi si mette pari qui. Che c'è fine, vabbè. Si mette il quadrato pari in questo modo e si spilla, oppure ci si mettono queste, anche queste ci si può mettere. Praticamente si va a chiudere tutto. E ora si va a cucire qui dove avevamo già fatto la cucitura, semmai si va dalla parte opposta così si vede e si arriva sopra lì e poi si cuce tutto intorno, però intanto facciamo questo pezzetto. Ok, lo cucio proprio dalla parte di qua, così vado sulla stessa cucitura. Tenete premuto qui dove c'è l'imbottitura, almeno siete avvantaggiati, eh? Faccio vedere un pezzo, io potevo fare anche tutto insieme, però faccio per farvi vedere passo passo, eh? Vi troverete in questa maniera. Di qua c'è il nostro coniglietto, eh? Ok? Io l'ho fatto rimanere dalla parte gialla e il viso. Comunque potete fare come vi pare, eh? Ok? E niente, ora andiamo a cucire. Si rimette tutto così e si va a cucire. Così. Così. Tutto lungo, lungo questo. No, via, faccio meglio con le spille. Me lo metto così e ci cucio sopra. Tac, e tac. E di qua lo stesso. Andiamo a chiudere tutto intorno. E lasciamo aperto un pezzettino qua. Si parte da qui. Qui è la zona dove abbiamo già fissato tutto. Si parte da qua, 1 centimetro di cucitura, tutto intorno e si lascia un pezzetto tipo 10 centimetri aperto per risvoltare il tutto. Quindi io parto da qua e vado. Non vedete perché è tutto da una parte di là. Comunque. Cerco in questo modo, tolgo gli spilli man mano e vado. Ora questo cede un po', questo pile, dopo lo andrò a rifilare, eh? Giro e continuo. La misura che vi ho dato è indicativa, lo potete fare anche più piccolo, eh? Allora, ho cucito tutto, ora vado a rifilare se si è un po' spostato perché è un po' elasticizzato questo tessuto. Rifilo tutto. Una volta rifilato tutto per bene intorno, qui abbiamo lasciato l'apertura, ok? Si va a tagliare gli angoli in questo modo.
E si va a tagliare anche tutta questa roba qua che ci è avanzata nell'angolo, ok? E si va a risvoltare. C'è un filo, ecco perché non passava. E si va a risvoltare tutto questo ambaradan. C'è uno spelio qua con questo peluche. Allora, questo è anche un po' grandino, lo potete fare anche un po' più piccolo. No, ma veramente sono le misure sono queste, su per giù. Ecco qua. Allora, si può mettere sia da questa parte che da quest'altra, ok? Qui c'è anche le zampine. Ora si va a chiudere questo quadrato in questo modo. Qui ci si mette uno spillo, si piega per bene. Così. E si va a fare una cucitura tutta intorno qui, però qui si cuce con la cucitura nascosta. Guardate, c'ho anche il filo, io ce l'ho già pronto. Eccolo qui. No, si è sfilato l'ago. Allora, qui ci faccio una cucitura nascosta. Eccoci. Così. E poi andiamo a fare l'altra cucitura. Qui si può togliere. Tanto qua, anche se fate una cucitura un po' sprecisetta, non si vede niente di sicuro qua. Con tutto questo pelino qui. Finisco. Ecco, cucito qua. Ok? Ora andiamo a fare una ribattitura tutta intorno qui. Di 1 cm, ok? Poi si leveranno tutti i pelucchi. Parto da qua. Io vado a bordo piedino. Arrivate qua, andate piano e girate intorno qui. Tanto è morbido, si cuce bene, questi tessutini qui. Arrivo qua, otterrete questo risultato. Così, ok? Ora dobbiamo farci una sorta di occhietti, almeno gli occhietti ci vanno fatti. Ho preso del filo da uncinetto nero, l'ho messo doppio, ci ho fatto un nodino e vado dalla parte davanti, cioè dove ci sono le zampette, e ci faccio due puntini ricamati col filo. E faccio 2 occhietti, magari ci faccio un'impronta con la penna cancellabile che non ci fa, quindi ci si può mettere magari due spilli, due spilletti così, questi con la capocchia, uno qui e uno qui. Vediamo un po', ora c'ho questi per prenderci un po' di impronta e farci una sorta di occhietti. Si parte da un punto qualsiasi, si va qui dove ci si è messo lo spillo. E ci si fa un puntino ricamato praticamente, ok? Anche una crocetta è bellina, eh? Comunque ci faccio un puntino, puntino. Faccio dei punti sempre nello stesso punto in modo da riempire e fare come degli occhietti, ok? E in questo modo, poi potete farli come volete. L'importante è che non mettiate quegli occhi finti che si possono staccare e sono pericolosi, eh? Quindi finché è tutto cucito non c'è pericolo, eh? In questo modo, proprio qua, che nel peluche non è facile, eh? Non è facile per niente nel peluche, specialmente quando fanno del filo. Così. Ecco qua. Poi vado di qua e ci faccio l'altro. A questo punto posso togliere lo spillo. E lo faccio anche qui, uguale a lì. E in questo modo. Vado, poi dopo taglierò questo nodo qua. E
E anche qui faccio uguale come ho fatto lì all'incirca, perché nel pelo è facile, eh? Una sorta di occhietti, via, praticamente. Te dove sei? Qua. Ok. Proprio due puntini, poi se ci volete anche fare le sopracciglia, ci si possono fare anche loro, eh? Guardate, ce le faccio, via. Due sopracciglia proprio, proprio sciue sciue. Qui, poi vado qua. Vediamo se sono uguali, come dirlo, farle uguali. Lo giro di qua. Qui. Poi esco qui. Si vedono nemmeno. Così e così. Poi rientro magari in un occhio, così ci faccio la fermatura del filo e sono a posto. Ci si vede nemmeno, guardate, è andato tutto dentro. Questo, se ci se ne fa un po' di più. Va bene, faccio tutto e poi ve lo faccio vedere già finito. Via. Allora, l'ho fatti, eh. Ora all'ultimo punto vado qua e taglio il filo, così rimane dentro e non si vede. Vedete, si fa così e lui va dentro. E questo è lo stesso, si taglia qui, si tira, si taglia e lui va dentro. E in questo modo. Ecco fatto. Pronto il nostro Dudu. Qua. Viene messo nella culla del neonato. In questo modo. Dietro è così. E davanti è in questo modo. Viene messo così nel lettino. Ok? Bene, il tutorial è finito. Come sempre io vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a condividere, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi tutorial. Ciao a tutti dalla Becky, un bacione, alla prossima. Ciao!